Un re panettone per la casa di Iris. È l'iniziativa benefica che la fondazione dell'hospice, assieme ai pianificatori piacentini, propone ai cittadini per il prossimo Natale. Questa è una delle tante iniziative che abbiamo programmato per la fine dell'anno, nel periodo natalizio. Devo ringraziare innanzitutto i panificatori perché ad agosto sono stati loro a propormi questa iniziativa. È un'iniziativa che ha portato diversi persone interessate all'acquisto del panettone da chilo che noi proponiamo, panettoni personalizzati, e al momento sono circa 800 le prenotazioni. È stata un'iniziativa, visto che noi stiamo collaborando da diversi anni, e l'anno scorso abbiamo fatto il panettone da Reco, quest'anno abbiamo deciso invece di dedicare un singolo panettone ad ognuno. Questi panettoni verranno prodotti artigianalmente dai nostri panificatori, dai nostri associati, di cui abbiamo fatto un costo non relativamente alto, che è di 15 euro, di cui 5 euro abbiamo deciso di devolverli completamente a casa Iris, e i fornai praticamente avranno solo il rimborso delle spese, lo fanno solo per beneficenza, questo panettone. Diciamo che questi panettoni qui, oltre che ad aziende, associati, a unioni, a privati, vengono anche venduti adesso nei prossimi mercatini che ci saranno qui in Piazza Cavalli, e verranno anche distribuiti in casa Iris se qualcuno li richiede. Come testimonial dell'iniziativa, lo chef televisivo Daniele Persegani. Importante questo, anche perché si cerca sempre di sostenere quello che fa bene, e fa bene allo stomaco ma fa bene anche all'anima. Bisogna stare attenti ai picchi glicemici, però una volta ogni tanto va bene, bisogna anche comunque trattarsi anche un po' bene.